Eravamo rimasti a pagina 54. A scorrere il breve scritto che accompagna le 25 tavole di De Pisis, emerge un ritratto che punta a cogliere l'essenza della sua arte a partire dalle spalle esteriori dall'eccentrica immagine pubblica che il pittore amava dare di sé, non dimenticando la sua formazione letteraria. Io concedo ai critici dotti le derivazioni di De Pisis dagli impressionisti francesi, dalla scuola ferrarese e da qualsiasi altra pittura. Ma questo non è l'essenziale, ciò che bisogna riconoscere è che qui si tratta del quadro di un poeta. Egli si serve del pennello come di una penna, più rapida e ardita. La pubblicazione ha riscosso la viva approvazione dello stesso De Pisis, che a più riprese nel maggio del 1932 ha richiesto l'invio di alcune decine di copie del volume e segnala entusiasta il successo riscosso a Parigi, dove ormai risiedeva stabilmente. Anzi, il pittore Fra Ferrarese, sull'onda dell'entusiasmo, faceva cenno ad un altro progetto di cui i due stavano dibattendo in quei mesi. La pubblicazione di un suo scritto sull'eleganza e il modo di vestire, sotto la legge della edizione Nord-Est, che sfortunatamente mai si concretizzò nonostante ne fosse stata comunicata già in precedenza, imminente uscita. In una pagina promozionale contenuta all'interno dell'almanacco del Polesine. La parabola editoriale proseguì con un cambio di genere, non uscirono infatti ulteriori profili artistici e marchiari decisi attraverso un racconto dai toni surreali, di aprire una finestra sulla propria intimità. Un bilancio della formazione culturale e spirituale maturata nei suoi primi 30 anni, dando alle stampe il santo dei bastioni. L'agile fascicoletto, accompagnato graficamente da due incisioni dello stesso autore, dal frontespizio nelle pagine interne, ed altre due di Juti Ravenna, in copertina in ultima pagina, proponeva ai lettori uno scritto condotto in modo estremamente personale, in cui i pensieri si legavano l'uno all'altro in un ininterrotto flusso di coscienza, e le riflessioni erano fissate con la volontà di ricostruire, allacciandosi a Paul Valéry, che non casualmente compariva più volte nel testo, un autobiografico tra Verdi e l'Esprit. Emergevano così le dinamiche del rapporto con l'ambiente familiare di nascita e con un orizzonte culturale che era risultato progressivamente angusto. Borghese di origine ed educazione, egli si è creduto un intellettuale modernissimo, con sfumature freudiane, un ghidiano convinto, raffinato e sottile, nato con la rettitudine istintiva dalla gente semplice, dalla sua terra, dotato di un naturale buonsenso, di una saggezza antica, di una salute di ferro, di una serenità sorridente e tollerante. Egli poteva essere un cittadino esemplare, risparmiatore prudente e laborioso, ma avrebbe potuto vivere nella sua casa di provincia, far produrre le sue campagne, mettere al mondo molti figli ed educare alla stessa serietà dei principi, godere di quel tanto di felicità che ad ogni uomo è concesso dal destino e chiudere alla fine gli occhi con la certezza di aver rispettato tutti i doveri, senza abusare troppo dei diritti, tra rimpianto di quelli che lo conobbero e lo amarono. In altri passaggi affiorano i capisaldi di una formazione svincolata da una precisa metodologia, condotta sull'onda di una curiosità intellettuale onnivora. La lettura di Nietzsche, di Wilde e di D'Annunzio gli avrebbe dato modo di giustificare le sue colpe con la superba affermazione dei diritti del superuomo. Provinciale romantico, con una cultura tanto confusa e in un ambiente tanto propizio, e l'avrebbe sognata la gloria del poeta, che vive fuori della legge e che l'umanità invidia e tollera, convinta che ai sommi talenti sia lecito ogni arbitrio. Procedendo nelle pagine, lo seguiamo nel suo itinerario di scoperte incerto e disordinato, un errare che lo porterà comunque ad aprirsi alla cultura europea e francese in particolare.
suggestionato dalle tempere nichiliste. Sentirà infine la necessità di dare un esito ai suoi confusi impulsi creativi, cercando nell'arte, scusate, un'occasione chiarificatrice con se stesso, l'invito a una rigorosa e severa autoanalisi. Giungerà per bocca di un immaginario Pangloss, il Candide di Voltaire, e un'indiscussa predilezione letteraria per Marchiori. Hai detto che tutto è poco importante, ma nell'arte non puoi sfuggire a quelle leggi che neghi, se non riesci oscuro, ma l'oscurità in uno scritto o in un'opera. Non si giustifica con la scusa di un'esperienza complessa, l'oscurità deriva dal disordine delle idee e anche dall'aridità dell'ispirazione. Dopo questa pagina aperta sul suo itinerario spirituale, che lasciava più interrogativi che certezze sugli approdi futuri, per l'attività editoriale di Marchiori giunse il momento di intraprendere una nuova stagione, la possibilità di rilevare una rivista bolognese che versava in difficoltà finanziarie. Siamo a pagina 56.